Almeno io mi sto occupando, voglio ricordarmi quello di cui io mi sto occupando, sono contento di farlo alla presenza dell'amico, del compagno, del professore Gianni Ferrara, costituzionista e maestro che ho fortunato di aver incontrato, perché secondo me spaventa, questa è la tesi che sto portando, sto cercando di portare avanti, spaventa negli anni immediatamente dopo la rivoluzione del 48, cioè negli anni 50, fa una riflessione giuridica. Pensate che nel 1859 viene il primo professore di filosofia del diritto dell'Università di Modena, con un decreto del Ministero del 1859, per cui non studia solo filosofia, studia anche il diritto e la storia. Come filosofo del diritto, secondo me, fa una riflessione molto, ma molto interessante. E mi fa piacere che condivido, ma anche con i docenti di diritto costituzionale, in sala sicuramente potranno poi annotarmi dei refugi a questa mia ricostruzione. Cioè spaventa, secondo me, la propria definizione, e poi proverò a dimostrarla, spaventa che il filosofo del diritto è uno dei punti, se non l'ultimo, a porre il diritto come oggi noi lo intendiamo nel quadro del diritto costituzionale. Cioè non solo un diritto imperativo che comanda, ma un diritto che è strumento di liberazione, è strumento di rimozione dei mogli, utilizzando un famoso importante pilastro della Costituzione italiana, è strumento di rimozione degli ostacoli di ordine materiale. Però a dirvi, leggendo, come facciamo spesso nel nostro laboratorio, i passi spaventa, sono passi inediti per la maggior parte di noi, perché sono tenuti delle pubblicazioni introvabili, fanno riferimento ad un periodo del 1851 che è stato poco studiato. Allora, innanzitutto la premessa è questa: da dove vengono fuori le rivoluzioni? Perché il tema è il 48, come vi ho detto prima. E il diritto si misura con le rivoluzioni. Allora, da dove vengono fuori le rivoluzioni? In una espressione lapidaria, spaventa dirà: la rivoluzione non è l'effetto necessario di una contraddizione. Che tipo di contraddizione? Lo dice in un altro passo, non dice gli articoli, i numeri, ma siamo nel 1851. E sentite la modernità di questo passo. Quando una legge, la quale non più corrisponde ai bisogni, alle tendenze popolari, si può mantenere e perpetuare ad ogni costo, le rivoluzioni allora diventano una necessità. Cioè la rivoluzione, il dispositivo rivoluzionario, teorico e pratico, scoppia nel momento in cui il diritto, la legge, prima adesso il diritto che natura deve avere secondo spaventa? Il diritto entra in contraddizione con i bisogni reali. Ha poco a che fare con le nozioni di diritto dell'Ottocento, tutto questo. Per cui spaventa, sta anticipando quel movimento costituzionale nel quale è inserito, perché la Costituzione e il movimento costituzionale è un movimento storico iniziato nel 1789 che oggi ritrova una nuova linfa vitale. Penso a quello che sta accadendo appunto nei paesi latinoamericani o in Sudafrica con il modello costituzionale. E allora qui spaventa e conosce immediatamente un altro tema: se la rivoluzione è contraddizione, qual è la funzione dei filosofi? Qual è la funzione dei filosofi? L'opera dei filosofi, l'opera dei filosofi. No, c'entra la verità, c'entra la verità. All'opera dei filosofi è essenzialmente rivoluzionaria. Cioè cosa fanno i filosofi? Danno all'istinto e al sentimento delle moltitudini, cioè a quelle agitazioni popolari che scaturiscono dalla contraddizione che abbiamo visto prima, danno il battesimo
dell'idea, ma nomina quest'idea spaventa, la nomina. Cioè i filosofi danno alla rivolta, danno al sentimento di indignazione la coscienza del nuovo diritto. Cioè proprio questa espressione. Nuovo diritto. I filosofi devono pensare a una nuova forma di diritto. A che deve servire questo diritto? Innanzitutto questa nuova forma di diritto, dice Bertrand Spaventa, è il più grande effetto che la rivoluzione ultima recente ha dato all'Europa. Per cui contestualizza, non è una questione logico-metafisica, cioè è anche questione logico-metafisica, ma è un risultato dell'elemento logico-metafisico, è un risultato dagli eventi storici. Cioè la rivoluzione del 48 non è un episodio, ma è il lungo cammino, mi dice, sei secoli di travagli e di lotte che il pensiero e la coscienza europea hanno compiuto per arrivare all'idea chiara che c'era bisogno di spezzare i ponti col vecchio, con l'anziano regime, che andava rotto un ordine sociale fondato sul privilegio. Ecco che allora il diritto diventa quello che è il primo movimento costituzionale, limitare il potere, anzi metterlo in discussione, perciò faceva bene lo studente a dire la verità. Cioè un'opera è patresia, e dire la verità, i filosofi dicono la verità a chi innanzitutto? Al potere, mettono in discussione il racconto ufficiale dei fatti. Questo si fa con la storia della politica. Io prendo una rappresentazione del mondo reale e la metto in discussione. Devo avere uno strumento ricostruttivo, ed è così. Però vediamo questo diritto che caratteristiche deve avere, perché dinanzi a che cosa si trovava Spaventa? A due interpretazioni del diritto. O il diritto era quello dello stato di diritto che si stava affermando nell'Ottocento, il diritto individuale astratto, io come soggetto individuale ho il diritto di fare tutto quello che voglio. Vi ricordate la definizione di Kant, che pure abbiamo visto in classe? Ma fin dove può arrivare il mio diritto di libertà? Fin dove io non limito la libertà dell'altro? Cioè la libertà dell'altro diventa il limite della mia libertà. Ora dice Spaventa, attenzione, questa idea di diritto astratto è pericolosissima. Perché? Dà luogo nella pratica alla negazione stessa della libertà. Perché questo tipo di diritto astratto giustifica l'autorità. E vi voglio leggere un passaggio che è esemplificativo poi della critica che mi fa i teorici del diritto dell'epoca. Cosa fa questa autorità collettiva? E io dico che tutti siamo liberi, liberi specialmente di fare commercio, siamo dopo la rivoluzione francese, questa è la libertà, il nuovo possesso, la proprietà. Dice, io devo costituire un'autorità pubblica, questa autorità pubblica fatta uomo è il capo dello Stato. Sto leggendo Spaventa, perché lui è sempre sottile e pungente nel suo periodo. L'autorità fatta uomo è il capo dello Stato, questo capo genera i ministri generano la maggioranza genera la legge genera il dovere di tutti i cittadini, il dovere genera obbedienza. Qual era la ragione di questo sistema di organizzazione dello Stato? Nient'altro che il caso e l'arbitrio. Ora io credo che da questa la filosofia del diritto, a metà 800, rompere e mettere in crisi il modello del diritto astratto nel solco del movimento costituzionale, questa è la mia tesi, è un elemento che ci dà da pensare. Ma anche l'altra idea di diritto è sbagliata. Cioè, chi è il giurista? Il giurista è il notaio. Ci sono i fatti, così come accade. Io la tesi platonica, interpretata da Glaucone, da Trasimaco, è la legge del più forte. Io ho i fatti, il diritto registra rapporti, diciamo in termini di
vicini a cui spaventa, registra porto di classe. Lo Stato che cos'è? È il dominio della classe dominante sulla classe che ha perso. Dice spaventa, anche questo è un pericolo, perché anche questo porta a una forma di tirannia. Allora, che dice spaventa? Ci dà una nozione di diritto nuova, che specialmente per i ragazzi e le ragazze degli studi tecnici che hanno la fortuna di studiare il diritto, mentre noi al liceo non lo facciamo. Il diritto, diciamo, un doppio elemento all'interno, c'è un elemento soggettivo e un elemento oggettivo. Io debbo fare la legge, volere la legge, dice Silvio Spaventa dal carcere. Che significa? Io debbo, mentre realizzo la legge, realizzare anche il mio contenuto soggettivo. Non è solo obbedienza, perché il diritto deve corrispondere ai miei bisogni reali. Non la faccio lunga su questo, perché perché andremo fuori tempi stabiliti. Però vedremo un altro passaggio, e sentite qui quanto riverbera il principio costituzionale protettore. In ogni legge o costituzione vi ha due sorte di principi. Alcuni sono necessari e imprescindibili, altri mutevoli e relativi. Alcuni riguardano l'essenza del diritto, altri riguardano la forma. Che compito ha la forma? Non vi leggo i passaggi. La forma deve rendere deve rendere attuale i principi. Cioè il diritto, la legge ordinaria, diciamo, deve permettere all'essenza del diritto, che nasce da un atto rivoluzionario, che non è un atto di un processo rivoluzionario, abbiamo visto, di farsi ordine concreto. E allora Spaventa, vedete che ha un'idea nuovissima di diritto, che sta dentro il diritto costituzionale, serve oggi per capire che strumento abbiamo davanti con gli stati costituzionali, ma soprattutto riempie di contenuto quel diritto. Perché per lui qual è il nuovo diritto? Qual è il nuovo diritto? Dice, il nuovo diritto si traduce in una parola: uguaglianza. Se la rivoluzione francese è stata una rivoluzione politica, cioè ci ha fatti tutti uguali dinanzi alla legge, restano vive tutte le nuove distinzioni che questa nuova rivoluzione ha prodotto. Quali sono queste nuove distinzioni? Le distinzioni legate al possesso, alla proprietà. Lui dice oggi la società al suo interno, e credo lo sia ancora oggi, è divisa tra i possidenti e i non tenenti, tra i borghesi e i proletari, tra chi ha espropriato e tra chi è stato espropriato. Usa questi termini Spaventa, per cui. Allora il contenuto del nuovo diritto diventa l'uguaglianza, che applicato allo Stato, dice Spaventa, il principio di uguaglianza applicato allo Stato significa sovranità popolare. Il principio di uguaglianza applicato allo Stato non è altro che il principio di sovranità popolare, posto il quale non vi è altro diritto nello Stato che il diritto di volere della universalità dei cittadini. In questo senso lo Stato è il popolo. Il volere dello Stato non è altro che il volere del popolo. Qui anticipo l'espressione di un grande maestro del diritto del Novecento, Massimo Saverio Giannini, quando dice: nell'esistenza di un potere supremo è la negazione della sovranità popolare, come accadeva prima della rivoluzione. Coloro che hanno in mano questo potere, sentite, 1851, in un quadro di riflessione giuridica di tutt'altro timbro, coloro che hanno in mano questo potere non fanno che amministrarlo in nome della delegazione del popolo. E chiudo questi meravigliosi passaggi sul tema dell'uguaglianza. Anche qui vale la pena non tradurlo, perché ha uno stile molto bello, Spaventa. Perché l'uomo sia veramente libero, Gianni, 24 per questo. Perché l'uomo sia veramente libero, è necessario che gli vengano assicurate tutte le condizioni che promuovono lo sviluppo della libertà.
e senza le quali, sebbene la legge non riconosca e dichiara uguale ad un altro uomo, nel fatto egli dipende da quello, non per ragioni particolari accidentali, ma per l'esistenza di un ordine di cose che la legge sanziona e giustifica. La legge stessa, la quale dichiara l'uguaglianza politica assoluta e tutta volta non assicura le condizioni necessarie per legarla all'effetto, racchiude una grave contraddizione che presto o tardi si manifesta in un movimento rivoluzionario. Ora, l'articolo 3 della nostra Costituzione, che incarna questo principio, c'è un elemento universale del diritto riempito da un contenuto particolaristico, da un contenuto storico, di muovere il compito della Repubblica, di muovere gli ostacoli di ordine materiale, che vedendo di fatto il libero sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. Allora, perciò io mi permetto di avanzare questa tesi, che in entrambi spaventa che l'ordine del diritto ci sono teoricamente i presupposti contemporaneo, e spero su questo di potermi confrontare con voi. Salto il mezzogiorno, qui dobbiamo andare, salto la parte sull'utopia concreta e l'utopia astratta, però mi prometto, sì, Massimiliano Marocco, che da Divini vorranno organizzare, possiamo tenere e incontrarci su questi autori qualche altra volta qui all'istituto, sarebbe bello. Voglio chiudere con un ultimo punto. Fernanda, vi ricordate, ha citato come principio la nazionalità. Guardate che nel Risorgimento nazione e patria hanno tutt'altro segno, perché nazione all'epoca significava autonomia dei popoli oppressi, era lotta contro il governo oppressore, non significava altro. Anzi, la lotta della nazione italiana, cioè della coscienza storica italiana, di un popolo che prende coscienza storica, può avere forza solo in un quadro rivoluzionario europeo in quel caso. La fratellanza delle nazioni non è che l'esplicazione perfetta del principio di libertà. È palese sicuramente. E ora lui, in un ultimo suo articolo, siamo l'11 ottobre, nel 1851 il giornale chiuderà a dicembre, qualche giorno dopo il colpo di Stato di Bonaparte in Francia. Noi sappiamo purtroppo che rimane da fare una grande guerra, una terribile guerra, quale quella della libertà dei popoli oppressi. E quando noi la consideriamo generalmente come ingiusta, intendiamo vituperare quella che i governi hanno fatto sino ad ora, pretendendo il bene dei popoli, ma mirando in verità alla loro unica utilità. La guerra non sarà più combattuta tra popolo e popolo, ma contro i governi oppressori, e sarà l'ultima che desolerà la terra. La guerra dei popoli contro i governi oppressori sarà come il cominciamento di una fratellanza universale. Compito dei filosofi è, io dico, avanzo un'ipotesi, stavo volgendo la massima del riformismo settecentesco, è il filosofo discorso dei popoli. Ora, questo è un altro tema, una mia considerazione, e sono le conclusioni che io trago dall'opera di Bertrando Spaventa. Però io sono convinto che Gerardo Marotta forse mi darebbe ragione se io gli dicessi che è ancora tempo.